Hello ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo video. Siamo su The Battle Cats. Ora, voi dovete sapere una cosa. Ogni tanto mi capita di avere del tempo da buttare e lo butto, diciamo, andando a cercare cagate su Google Play nei giochi. E ogni tanto mi capita di trovare questi capolavori di giochi. Non ho capito che cacchio di gioco sia, non lo so. Però si parla di gatti. E quando si parla di gatti, porca vacca, bisogna giocare assolutamente. Corea, siamo in Corea. Andiamo, all'attacco. Dovrebbero essere tipo uno di quei giochi a combattimento, come posso dire, che praticamente ogni truppa gatto costa un tot e voi avete tot energia. È un tower defense, ecco. E per difendervi, appunto, dovete usare i gatti. Come vedete, qua abbiamo un contatore che sale e ogni tot soldi che raggiungiamo possiamo creare una truppa. Per esempio, adesso abbiamo 50, il gatto costa 50, quindi noi possiamo produrre un gatto. Ecco, che esce direttamente dalla base e va contro il cane. Ok, attenzione, il cane. Quanto è forte questo cane? Ovviamente il nostro gatto ha un tot vita teoricamente, quindi dopo un tot morirà. A noi dobbiamo aumentare la produzione di gatti qua. Quindi più gatti, più soldi. No, in realtà più soldi, più gatti. Poi teoricamente se questo gioco... Ah, ok, ho capito, fermi. Il nostro obiettivo è quello di andare a distruggere la base dall'altra parte. Ah, ok, praticamente cioè, a un certo punto c'è sta roba e posso sparare. Porca vacca. Ogni tot mi si carica sto raggio laser che mi devasta tutto quello che c'è prima di metà campo. Va bene, ho capito. Guarda i gatti come vanno già a distruggere la torre. Vai, forza. Naturalmente, essendo il primo livello, c'è un limite di gatti che si possono avere. Difatti, noi abbiamo solo questo qua piccolino che non fa praticamente nulla. Noi sforniamo gatti continuamente intanto. Dai, emenate, guarda quanti ce ne sono sotto torre, tutti là. Non arriva più nessuno oltre la metà campo. Vai via, fuori. Distrutta la Corea, sì. Login daily. Ah, certo, guarda, ci giocherò ogni giorno. Ho ricevuto 30 scatolette del gatto. Oh, mi servono le scatolette del gatto. Ancora 29 e posso avere il gatto speciale. Dio, il gatto col triciclo. Non lo voglio. Andiamo a distruggere un altro paese. Mongolia? Fuori anche la Mongolia. Che la battaglia abbia inizio. All'inizio c'era una storia anche tra i gatti. Del tipo che avevano paura ad usare il tutto perché erano troppo carini. Non riuscivano a sconfiggerli. Forza, fatevi sotto. Adesso arriva la cavalleria pesante. Oh, ma ci sono anche i serpenti, attenzione. Occhio ragazzi, occhio che questi sono forti. Caricate, caricate le armi. Guardali come avanzano già, mamma mia, che devasto. Raga, io non ho dei gatti, c'ho degli assassini. Queste sono armi da distruzione, sono state create per distruggere. Senti che la musica come pompa. Cioè, la torre nemica cala come un burro. Cos'è quella roba? Che schifezza è? Non potete niente contro i miei gatti, niente. Giù anche la Mongolia, via. Pompa, pompa i gattini, pompa. Io voglio però il gatto tank. Cina? Via, andiamo in Cina, andiamo a devastare anche la Cina. Dove sono questi cinesi? Guardali dove ce ne sono. Con la muraglia cinese. Ma dai, c'è una muraglia cinese sul tetto. Ma noi cos'è che ci abbiamo alla parabola, giustamente. Ok, allora dobbiamo aumentare la produzione di soldi fino a che non arrivano i nemici. Occhio che arrivano, mi raccomando. Via, inizia la produzione di gatti. È arrivato il momento. Attenzione, piccoli, non fatevi sovrastare. Fuoco! L'arma di difesa per eccellenza. Adesso via, carica. Tutti sulla muraglia cinese. Vai, vai, butta giù. Dovete trovare il mondo invaso dai gatti. I gatti dovranno sovrastare. Sì. E via. Anche la muraglia cinese è caduta. C'è un nuovo gatto. Oddio. Fermi tutti, fermi tutti. È il gatto tank. Dammi sto gatto tank. Ce n'è un altro anche. L'Axe Cat. Il gatto Ascia. Oh mio Dio, ma questi sono pericolosi. Via, via. Caccia su. Upgrade a tutto qua. Ragazzi, abbiamo trovato nuovi gatti. No, ditemi chi è il prossimo nemico che lo devasto. Thailandia. Butta giù la Thailandia. Faccio una strage. Faccio. Abbiamo il gatto. Guardali. Ok, eccoli che arrivano. Devo aumentare. Devo difendermi un attimo anche. Perché sennò qua. Bisogna praticamente far accumulare i nemici un po' qua nella zona iniziale. E intanto voi vi upgrade. Date tutti i robi, poi cacciate giù uno di questi qua di fuoco, una fiammata, fuori tutti i nemici che ci sono all'ingresso e via. Oh mio Dio, ci sono sugli omini anche, a infami, che questi minano come la peste, guardi come sono matti. Ok, è arrivato il momento, gatto tank. Allora, questo qua dovrebbe essere poderoso, quindi dovrebbe tenerli a bada per un po'. Io me li faccio accumulare tutti qua, lui mena e poi caccia giù e via, tutti morti. No, 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 arrivano, 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 uccidili, menali, 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 menali. Bravissimo gatto Ascia, mitico. Che con quello che mi sei costato voglio anche vedere se non difendi la base, forza. Allora, siamo un po', un pelino in difficoltà. Posso vedere la vita del gatto? No, non posso vedere la vita del mio gatto, è morto. Maledizione.
mi servono truppe. Forza, 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 truppate. Sono arrivati in base, non va bene. No, ho raggiunto il massimo del... Oh, cacchio. Oltre non posso più upgradeare. Ok, allora via. Iniziamo a sganciare truppe pesanti. Ragazzi, caricate, non voglio più vedere nessuno in vita, ok? E che c'ho il gatto Asha che mena come i forsennati. Guardali come pesta. Guarda come accetta. È un animale assetato di sangue. Una volta che siamo arrivati in base non c'è più niente che potete... Mi dispiace proprio. Thailandia fuori. Raga, ma è bellissimo questo gioco. Cambogia, via, anche la Cambogia. Fudiamo giù tutto. Questo gioco è fantastico. Mi piace un sacco. Non mi chiedete perché, non lo so. Proteggete la base anche coi denti. Cioè, in realtà la state proteggendo solo coi denti. Ma fa lo stesso. Piano, aspettate che si ricarichi il tutto. Tra un po' vi mando il gatto tank, tranquilli, resistete. Piano e fuoco. Questa è la mia zona. Proteggi la base. Devi buttare giù un po' di gente. Bravo, guarda il gatto Asha come mena. Via, tutti fuori, tutti fuori, tutti all'attacco. Vai, già sono in base. Ah, c'è 1500 sta base. Ma sai quanto mi importa a me che abbia 1500? Non potete niente contro i miei gatti, niente. Di cosa è fatta? Di carta quella base, cos'è? Prossimo livello, Filippine? Ragazzi, ma dove stiamo andando? Scusate, in Australia, non ho capito. Che man mano stiamo scendendo. Ma vabbè, oh, le banane ci sono. Pensate di farmi paura mettendo un albero di banane? Ora, con molta calma, upgradiamo il tutto. Poi li facciamo un assalto finale, sempre 1500. Ok, adesso si stanno potenziando, eh. Occhio che arrivano i bambinetti che rompono quelli. Stupidi umani, guarda i piccolini impestati, via tutti fuori. E sono ancora vivi? Oh cacchio. Salvate il tank, salvate il tank. Avrete il vostro momento di vendetta. Intanto potenziamo ancora, vai. Più soldi servono, più gatti. Devo trovare un modo per fare per aumentare il livello 8 qua. Devo aumentare la produzione di gatti. Ho bisogno di più gatti ancora. Questi non mi bastano. Eccoli, sono arrivati in base. E allora, quando sono arrivati, mi dispiace, è finita per voi. Pariamo un raggio laser della vittoria. Gliela buttiamo giù ad accettate quella casa. C'è un gatto nuovo. Oddio, c'è un gatto nuovo. Chi è? Il Gross Cat. Giappone. Cacchio, il Giappone c'hanno i gatti anche loro. No, anzi, loro là c'hanno i Gundam. Maledizione, ragazzi, bisogna prepararsi. Guardali con la base a forma di geisha. Cosa pensate di fare? 2400, lo sapevo che c'avevano un gran torrone questi. Ragazzi, la battaglia contro il Giappone sarà tosta, ve lo posso assicurare. Gatto Tank, esci subito dalla base. Devi offrire la tua vita per proteggerla. Via, 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 fuori, ragazzi, fuori, fuori, fuori. Cacchio, il gatto schifoso lì, 400 costa. Maledizione, mi manda in fallimento sta azienda. Devi aumentare la produzione, più soldi, forza. Oh mio Dio, hanno tirato fuori l'ippopotamo. Gatto Tank, ho bisogno di te. Gatto Asha, dove sei? Vieni. Occhio, raga, occhio. Fuori tutti, fuori. E... via, via di qui. No, è ancora vivo. Uccidete quell'ippopotamo maledetto, uccidetelo, fuori. Raga, aiuto, 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 sono arrivati in base, sono arrivati, no. Via, fuori l'ippopotamo, aiuto. Sì, l'ippopotamo è morto. Oh mio Dio, 190, guarda il gatto. Eccolo che arriva. Vai e fai vedere come si comanda. Non so cosa faccia, è velocissimo. È alto, cosa fa? Oddio, che merate! È un alien. Altro che le cinquine delle mamme, mamma mia. Come devasta il Giappone anche. Via, più soldi ci servono, più soldi, più gatti. Più soldi equivale a più gatti equivale a più distruzione. Siamo in Australia. Guardali, guardali coi koala, cosa volete fare coi koala? Oh, ciò che loro hanno già sganciato i nanettini lì che danno fastidio, eh. Ho fatto, tra l'altro ho fatto il potenziamento al cannone qua, quindi dovrebbe sparare più lontano e dovrebbe fare più danni. Non ho capito, ho fatto un po' di potenziamenti a casa. Ma perché la base dei koala c'ha solo 1500? Cioè, cosa pensate di fare con 1500 che ho fatto fuori il Giappone con 2400? Ma chi pensate di essere? Solo perché avete dei koala pensate di essere forti? Ragazzi, questi ci stanno sottovalutando assai, eh. Guarda come va giù la vostra torre. Cosa fate? Cosa pensate di fare? Non potete nulla. Prossima, direttamente così, via. Senza credere niente, non ci interessa. Singapore? Più che altro adesso voglio capire che di giro stiamo facendo noi, perché ci muoviamo tutto così. Andiamo su in Giappone, giù in Australia, boh. Cosa c'hai, Singapore? Oh, a parte che c'ha 3000 di vita, che è devastante, eh. Ci interessa soprattutto la difesa che ha. Cosa c'hai? Cani? Cioè, Singapore, capisco tu. Ah, ok, c'hai anche i serpenti, ma ce l'hai qualcosa di buono? Che raga, c'era il Giappone con gli ippopotamo. Con gli ippopotamo. E adesso ve la vedete con lui, ve la vedete. Mamma mia, guardalo. È assatanato, vuole del sangue, vuole. Dai giù le manate, cacciagliela giù. Boom! Caccia giù le manate. Ragazzi, mi dispiace, una volta che è sceso lui in campo non potete più fare niente. Guarda come scende la base, cioè. È come se praticamente voi la mattina prendete la vostra fetta biscottata e ci spalmate il burro sopra. Ecco, questa è la torre dei nemici in questo momento. Ciao, ciao, ciao Singapore, ciao, ciao. Oddio, c'è un nuovo gatto. Ha la gatto mobile.
Il gatto mucca? Cosa? Dammi qua. Raga, dobbiamo provare sto gatto mucca. Le Maldive. Andiamo alle Maldive col gatto mucca, via. C'ho ragazze che arrivano già i nemici qua, eh. Ormai non aspettano più nessuno. Questi entrano e attaccano. Il fatto è che questi nemici non hanno capito che se non buttano fuori delle armi pesanti non mi potete sconfiggere. Guarda, guarda, cosa pensate di fare con solo i serpenti e i cani? Sono già in base. Non mi date neanche... Oh mio Dio. Raga, hanno tirato fuori il porco qua. Gatto mucca, ho bisogno di te. Guardalo com'è veloce. È impestato. Forza, forza, forza. Chiamate tutti, cacchio, il gatto mucca è impestato duro. No, è morto il gatto mucca, cacchio, c'ha poca difesa. Ragazzi, ho bisogno di sostegno qua, forza. Ho bisogno di un altro, vai! A posto, finito il porcone, avete perso. E niente da dire, mi dispiace, ormai sono arrivato in base. C'hai un esercito di gatti sotto casa. Non puoi più nulla, non sono più mattoni quelli che c'hai lì davanti. India, via. Praticamente stiamo distruggendo il mondo? Ok. Cioè, arrivati a un certo punto è un po' come se praticamente avesse un carro armato e passasse così. Permesso, grazie. Permesso. Naturalmente fino a che il nemico non tira fuori l'arma micidiale. Tipo in questo momento noi stiamo andando nella loro base con una facilità assurda. Guardali, guardali, come sono assatanati sti bambinetti. Ma voi lo sapete che io vi do fuoco a tutti. Voi non potete passare di qua, via. E una volta che chiami la mucca è finita per tutti. Mamma mia la mucca. Oh, c'è l'ippopotamo. E così anche voi avete le armi pesanti, eh? Molto bene. C'è solo un piccolo particolare che non tenete da conto. Io ho un esercito di gatti. Forza, ragazzi, tutti alla base, buttate, fategliela pagare. Vendicate i vostri compagni. Non vi arrendete proprio. Ah, ormai ho tankato la base apposta. Niente, avete finito. Una volta che i miei gatti hanno preso di mira la base, non potete più fare niente. Ok, abbiamo pergredato un po'. Nepal, ultima battaglia. Ma sì, dai, ultima battaglia, sennò davvero io non finisco più. E ragazzi, penso di potermi drogare di questo gioco. È un peccato più che altro che i nemici base siano sempre questi nanetti, o i cani, o i serpenti. Poi, vabbè, buttano fuori il bestione che possa essere l'ippopotamo, il maiale. Non lo so, buttano fuori tutto. Avanzatemi e via, Massimo, anche qua. Soldi! Soldi per i miei bambini, sì. Oh no, 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 c'ha il porcone anche lui. Difendete tutto, difendete più che potete. Quando il porcone supera la metà campo, fate fuoco. Fuoco! È troppo pericoloso nella mia. Allora, se cade il gatto gigante, siamo un po' nei guai, eh. È il gatto gigante. Ah, sono due gatti giganti. Quanti cacchini erano mandati? Via fuori, tutti caccia dentro. È arrivato l'ora della rimonta, ragazzi. Letteralmente, perché ho mandato il gatto pecora, il gatto mucca. Guarda come mena! Stanno aggrando la torre, non potete fare niente. No, cacchio, mi hanno tolto. Vai, vai, in soccorso, uccidete quel porco. Ok, fuori. Hai perso, amico. Fuoco di vittoria. E anche il Nepal se n'è andato. C'è un nuovo gatto. Oh mio Dio, no. Fermi. Fermi tutti, devo terminare qua l'episodio. Perché sennò vado avanti davvero fino a domani, non finisce più. Fatemi sapere se volete che continui questo gioco. Abbiamo un gatto nuovo, un possibile gatto devastante. Per il momento è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti.